In Sri Lanka è ancora alta la tensione dopo gli attentati di Pasqua, imponente spiegamento di forze di sicurezza nella capitale, Colombo, per il venerdì di preghiera musulmana. Ed è lì che andiamo in diretta con l'inviato Marco Clementi. Marco. Il bianco, il colore del lutto qui nello Sri Lanka, anche sulla moschea rossa, la moschea più importante di Colombo. Il venerdì, dicevi, il giorno della preghiera musulmana, e noi siamo stati alla moschea. Non hanno lasciato entrare i giornalisti, hanno potuto entrare solo pochi selezionati fedeli dopo controlli accuratissimi. La comunità musulmana prova a prendere le distanze dalla strage di Pasqua. Non c'è posto per l'estremismo nell'Islam. Si legge su uno striscione di fronte al portone chiuso della moschea. Il clima resta di massima allerta, ancora controlli su motorini, borse, ancora arresti, sono state sequestrate alcune spade, mentre il presidente smentisce categoricamente che Zahran Hashim, la mente degli attentati della strage di Pasqua, sia ancora in fuga e morto negli attacchi kamikaze, dice. Colombo resta comunque in stato di massima allerta, la polizia vuole evitare caos e paura ed è stato ridimensionato il numero delle vittime, sarebbero 253, non 359, anche questo ha un po' del paradossale, e il ministro della sanità si è giustificato così, ha detto ci eravamo sbagliati. Quello che è sicuro è che domenica le chiese resteranno ancora chiuse, i cristiani non avranno un posto per pregare e provare a metabolizzare il loro dolore. Per ora da Colombo è tutto, linea Roma.